Monitoriamo con molta attenzione il Foglia e anche le dighe. È prevista per domani mattina una nuova perturbazione, forse meno forte rispetto a quella di stamattina, ma comunque da tenere sotto osservazione, per cui i sindaci, diciamo, sono invitati, ma lo stanno già facendo autonomamente, a chiudere anche le scuole per domani mattina. E il CCS si riunirà di nuovo domani alle 9, insomma stiamo monitorando la situazione con tutte diciamo, gli organi e le strutture che sono proprio destinate a questo tipo di attività, quindi abbiamo i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Provincia, è stato presente anche l'Onorevole Baldelli della Regione, insomma siamo tutte le forze dell'ordine, siamo tutti insieme al tavolo per monitorare e cercare di contenere al massimo gli effetti di questa brutta perturbazione. Un ringraziamento anche a tutti gli operatori che sono intervenuti questa mattina, questo pomeriggio, per risolvere i problemi. Assolutamente sì, anche perché diciamo, sono intervenuti veramente in numero massiccio da parte di tutti, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Provincia, i volontari, e quindi non posso che ringraziare tutti quanti, ma poi devo sottolineare questa sinergia che c'è tra le istituzioni, che si è creata e devo dire che è confermata in ogni momento, anche nei momenti di crisi. A livello provinciale quali sono state le aree più colpite? Ovviamente le aree vicino al confine con Rimini, quindi Gabicce, quei comuni lì, ma anche i comuni diciamo della zona di Cantiano, che purtroppo già sappiamo peraltro essere comuni un po' critici sotto questo aspetto, quindi ecco, queste sono state le zone più colpite, Sasso Corvaro anche, insomma ci sono stati diversi comuni che hanno avuto Gradara, insomma, ci sono stati un po' di comuni anche con qualche famiglia che magari si è spostata per evitare l'alluvione diciamo, poi ci sono stati dei garage, dei sottopassi allagati, insomma questo sì. Però nessuno sfollato? No, qualcuno allontanato, proprio evacuato con provvedimento no, però consigliato diciamo a lasciare l'abitazione qualcuno c'è stato. Poi c'è stato anche qualche intervento interessante dei Vigili del Fuoco, magari potete poi chiedere direttamente a loro.